Allora, Enzo, scusa, ti dispiace se ci fermiamo un attimo al bancomat? Devo prelevare un centinaio di euro. Non ho più contanti con me. Certo, nessun problema. Accidenti, non funziona. Ma si può. Come non funziona? Non lo so. Cerchiamo un altro sportello, tanto qui è pieno di banche. Ok. Ma quante carte hai? Ma no, ecco, ho aperto un nuovo conto in questa banca, ma mi sa che chiuderò l'altro. Coi pochi soldi che ho, due banche sono troppe. Mi devi scusare tu adesso, prendo un attimo un giornale. Ah, hai deciso di cercare lavoro finalmente. Sì, stavolta devo trovarlo, eppure presto. Senti, ti dispiace se ci sediamo in un bar? Voglio leggerlo un attimo con calma. Certo, certo. Beh, andiamo al nostro solito caffè, no? È qui vicino. Guarda qui, importante ditta di calzature, cerca un addetto alle relazioni esterne. Buona presenza, beh, quella c'è, no? Ma va! Requisiti, buona conoscenza dell'inglese, programmi informatici. Beh, potrei provare a chiedere un colloquio, no? Sì, certo, però tra i requisiti dice pure laurea anche triennale. Ah, vabbè, sono dettagli. Gli scriverò una mail dopo. Anzi, sai che faccio? Ti chiamo subito. Hm? Allora, 02. Sì, buongiorno. Senta, ho appena letto il vostro annuncio sul lavoro e vorrei... Ah sì, certo, grazie. Mi passa il responsabile. C'è la musica. Buongiorno, mi chiamo Lorenzo Sorrentino e telefono per il vostro annuncio. Sì, esatto. Beh, sì, l'inglese lo so molto bene perché ho fatto una vacanza studio in Scozia. E con il computer me la cavo benone. Sì, ho anche un diploma ECDL. Esperienza... Beh, no, sinceramente devo ancora finire l'università. Sì, sì, sono studente. Leggermente fuori corso. Diciamo così. 3 anni fuori corso. Ma mi mancano solo 2 esami e ho finito la tesi e... Ah, capisco. Sì, capisco, certo. Grazie lo stesso. Arrivederla. Vogliono solo laureati. Dai, non fa niente. Cerchiamo tra gli altri annunci. Guarda quante ce ne sono. Non ti arrendere subito. Chi la dura la vince. Sì, hai ragione. Allora...